Allora, quindi, la nuova matematica aperta da Cartesio, avviata da Cartesio, cominciò a studiare questo problema. Gli infiniti punti, tra virgolette infiniti, insomma, salvo patologie, salvo espressioni strane, quelli che noi otteniamo qui, i punti generati da una funzione, da un'espressione chiamata funzione, sono in generale infiniti. Li rappresentiamo sul piano cartesiano, otteniamo in generale una curva. Una curva della quale vogliamo analizzare i tratti, la forma. Una parte decrescente, una parte crescente, poi crescente e decrescente, ci domandiamo anche, ma crescente concava? Crescente convessa? Decrescente concava, decrescente convessa? Queste sono le domande che ci interessano in prima battuta. Adesso, che cosa succede? Che cosa possiamo dire? Ci domandiamo, quali sono le conoscenze che abbiamo oggi fino a questo momento? Cartesio, all'epoca di Cartesio, dopo il 1625, quali erano le uniche conoscenze per affrontare questo nuovo studio? Beh, l'algebra precedente, non c'era altro. L'algebra precedente. Allora, perché cosa accadde in questi 60 anni? Perché io qui ho scritto 1687 e avevo scritto teoria delle funzioni? Perché teoria delle funzioni l'ho messa a cavallo di tutte e due le epoche? Beh, perché la teoria delle funzioni, x quadro meno 1, indicata come f di x, chiamata funzione perché utilizzata come generatrice di coppie, è chiaro che la teoria delle funzioni, per quanto detto, prese avvio dall'introduzione da parte di Cartesio del piano cartesiano. Quindi qui nasce la teoria delle funzioni. La matematica è divisa in due parti. L'algebra studia solo le equazioni. Poi, da Cartesio in poi, nasce l'interesse per le funzioni. Nasce l'interesse per questo nuovo uso, per questo nuovo ruolo che le espressioni possono assumere. Nel momento in cui assumono questo nuovo ruolo, le espressioni le chiamiamo funzioni. Adesso cosa accade però? Ci poniamo la domanda. Lo studio della funzione da questo punto di vista, cioè capire di una certa curva, questa porzione è crescente, questa è decrescente, questa è di nuovo crescente, come si fa a capire il comportamento di una funzione crescente o decrescente, poi crescente concavo, crescente convesso e così via? Come lo si fa a capire, data una certa espressione che mettiamo qua? Questo diventa il problema. E allora si accorsero che nella prima epoca, in quest'epoca, ripeto, ovviamente, per quanto detto, le uniche conoscenze che c'erano erano quelle di algebra, dell'algebra del secolo precedente. Non c'era altro, non era stata trovata nuova matematica qui in mezzo, non c'era stato più nulla dopo quelle proprietà che avevo scritto qui, identità di secondo grado, teorema di Ruffini, formule di terzo e quarto grado e così via. Non c'era stato niente di ulteriore, niente di nuovo. E allora, con l'algebra dei polinomi che abbiamo scritto fino qui, che avevamo scritto di qua, quali potevano essere le uniche funzioni studiabili con la teoria dell'algebra? Potevano essere, le scrivo qua sotto, x, e qui ci metto polinomio di primo grado con la x, poi x, qui ci posso mettere polinomio di secondo grado con la x, poi qui adesso x, qui non ci posso mettere il polinomio di terzo grado, perché la formula di terzo grado considero che non è applicabile.
Qui non ci posso mettere il polinomio di terzo grado. Che cosa ci posso mettere? X al cubo. Solo x al cubo, non tutto il polinomio di terzo grado. Ci posso mettere x alla quarta, non tutto il polinomio di quarto grado. Cioè le singole potenze. Poi ci potrei mettere x, ci posso mettere 1 fratto x, 1 fratto x al quadrato, 1 fratto x al cubo e così via. E basta, solo questo. Non posso fare altro. Poi ci posso mettere i quattro simboli trascendenti. X, qui ci posso mettere 2 alla x. Poi ci posso mettere logaritmo di x, sen x, cosen x, ma da soli. Non è che posso fare combinazioni, miscugli strani, moltiplicazioni, addizioni. Anche le cose più semplici non si possono fare. Solo queste sono le possibili funzioni studiabili all'inizio della nuova teoria di Cartesio. Queste sono le funzioni, se ricordiamo, che stavano anche il polinomio di primo grado e di secondo grado stava, e anche mi sembra questo e anche queste stavano nel secondo volume del Palatini Fagioli, ricordate? Anche questo, no, forse anche questo stava nel Palatini Fagioli. Quando invece, quindi, tutte queste stavano nel capitolo chiamato Geometria Analitica. Ecco perché io critico, tra virgolette, il nome Geometria Analitica. Non voglio dire che ha sbagliato Cartesio. Cartesio ha fatto bene, non poteva fare altro. Io oggi lo critico con la prospettiva nostra, un pochino lo critico, semplicemente perché, in base all'esperienza che ho dei ragazzi che mi vengono a fare domande, quando uno fa la Geometria Analitica, in quest'epoca, e studia queste funzioni, non ha ben la percezione che è già che la matematica ha avuto un cambiamento di interesse, non ha la percezione che la matematica è cambiata e dall'algebra si è passati già allo studio delle funzioni. Uno pensa che lo studio delle funzioni sia quello dell'ultima epoca, non è così. Lo studio delle funzioni nasce qui, solo che le prime funzioni dei primi 50-60 anni furono solo queste, non ce n'erano altre. Ripeto, qui si poteva mettere anche sen x e cosen x, fine, non ce n'erano altre. Tutte queste funzioni si studiano in geometria analitica. Queste funzioni, studiate in questi 50-60 anni, non richiedevano una nuova teoria, bastava l'algebra per capire crescente e decrescente, concavo e convesso, concavo e convesso, per i due casi crescente e decrescente. Chiaro come stanno le cose? Quindi queste sono le uniche poche funzioni che si potevano studiare con la sola algebra all'inizio della nuova epoca. A questo punto cosa accade? Si comincia ad arrivare alla fisica, poi. Che cosa accade adesso? Accade, appunto, nel 1687 Newton crea, gli viene in mente, Newton per questo è stato un genio dell'umanità, della storia dell'umanità, crea il cosiddetto calcolo differenziale. Lui lo fece, adesso siamo arrivati a Newton, prima concludo la matematica rapidamente e poi passiamo alla fisica. Newton creò una nuova matematica, vedete, andò avanti oltre l'algebra. Cartesio introdusse il piano cartesiano e aprì la strada soltanto a una nuova interpretazione, a un nuovo uso, a un nuovo ruolo delle espressioni. Questo fece Cartesio, non creò nuova matematica. Fu nuova matematica, è ovvio, creò un nuovo problema, ma non allargò il bagaglio delle proprietà matematiche. La sua è stata un'idea geniale ugualmente, ci mancherebbe altro. Aprire la strada a un nuovo problema è mica banale, mica è stato cosa da poco, chiaramente. Però diciamo che la conoscenza teorica era rimasta sempre quella dell'algebra. Newton invece amplia le conoscenze teoriche, perché Newton crea il famoso calcolo differenziale, di cui dobbiamo dare adesso qualche cenno. Il calcolo differenziale Newton lo introdusse per motivi fisici,
perché aveva capito che il calcolo differenziale era la chiave per correggere l'errore della fisica aristotelica. La nuova fisica, la fisica vera, tra virgolette, quella corretta, non era quella di Aristotele. La fisica corretta era quella basata su una nuova legge del moto. Quindi quello che fece Newton lo fece per poter scrivere, descrivere la nuova fisica a cui adesso arriviamo. Simultaneamente però Leibniz si accorse, ricordiamo la famosa disputa fra Newton e Leibniz su chi ha inventato il calcolo per primo, il calcolo differenziale. A parte che Newton e Leibniz, uno in Inghilterra, l'altro in Germania, in Sassonia, non si sono mai incontrati in vita loro, ovviamente. Erano coetanei praticamente, ma Leibniz morì un po' prima. Newton arrivò a 85 anni, che per quell'epoca erano tanti. Leibniz si accorse, Leibniz che magari non era interessato alla fisica, forse non ne sapeva nulla di fisica, Leibniz si accorse che questa teoria di Newton permetteva di studiare i comportamenti crescenti e decrescenti, crescente concave e convesso, decrescente concave e convesso. Leibniz si accorse che tutta la forma della curva si poteva studiare anche per generiche funzioni, per tutte le altre funzioni diverse da queste poche della prima epoca. Ecco quale fu la grande intuizione di Leibniz: capire che la teoria matematica di Newton, che Newton introdusse per la fisica, poteva, questa teoria di Newton andava bene, era proprio quella che i matematici cercavano in questa epoca per studiare tutte le altre funzioni che non fossero queste poche qui. D'accordo? Questo fu il ruolo del calcolo differenziale infinitesimale, come lo chiamava, calculus infinitesimorum, calcolo degli infinitesimi, e calculus infinitesimorum et infinitorum, calcolo degli infinitesimi e degli infiniti, e poi calculus differentialis. Questa nuova teoria di Newton, a Newton serviva per la nuova fisica. Leibniz capì che questa nuova teoria andava bene anche per poter studiare tutte le altre funzioni. E quindi queste poche funzioni scritte qui sono le funzioni della geometria analitica, che facemmo anche noi al liceo, perché per studiare la forma, questa è la forma, questa è la forma, qui scrivo crescente e qui decrescente. Per studiare la forma di queste curve, di queste funzioni, delle curve generate da queste funzioni della geometria analitica, non serve la nuova matematica. Per queste funzioni bastava l'algebra. E per tutte le altre, se io qui volessi scrivere, per esempio, qui, non so, mica serve fare cose complicate, basta fare x alla terza diviso 2x meno 1. Questa non si poteva studiare con l'algebra, non si poteva capire dov'era crescente, decrescente, concava e convessa. Per tutte le altre Leibniz si accorse che andava bene la teoria di Newton. Con questo siamo arrivati al 1687, è nata la nuova matematica, e adesso arriviamo alla meccanica di Newton. In che modo Newton costruì la nuova meccanica sulla base di questa nuova teoria matematica che lui stesso aveva creato. Quindi diamo un cenno di questa nuova matematica e poi vediamo come è stata utilizzata per costruire la nuova fisica.